Eccoci ad uno dei momenti più attesi, la finale dei 100 rana. Corsia numero 4 Nicolò Martinenghi, corsia numero 5 Fabio Scozzoli, e poi a completare lo scenario nella parte alta Edoardo Giorgetti, Flavio Bizzarri, Moses Daniel Loschi, parte bassa Bratoniato, Federico Poggio e Lorenzo Antonelli. Quasi a cercare l'autocondizione, training autogeno per Nicolò Martinenghi. Sì, lo stesso atteggiamento che ha messo prima del via anche nella batteria, questo sinceramente è un pregio perché sta battendo il ferro finché è caldo, no? Ha fatto bene in batteria nei 50 e dopo la vittoria nella finale del pomeriggio questa mattina subito ha martellato 59-8, quindi si è dato un altro riferimento, oggi vuole assolutamente andare alla ricerca del record di Scozzoli o perlomeno di un sensibile miglioramento. Faccia a faccia nel momento in cui salgono sul blocchetto di partenza Scozzoli e Martinenghi. Allo stacco bene Nicolò Martinenghi, così come Fabio Scozzoli, che poi riesce a dosare molto bene la subacquea. Nicolò Martinenghi nella parte nuotata cercherà di recuperare il più possibile e di proporsi in vantaggio fin dalla virata dei 50 metri. Super Scozzoli nella prima parte, ha sfruttato benissimo la partenza, la fase subacquea dove è vero maestro, e poi si è lanciato all'attacco. Adesso però la progressione di Martinenghi si vede, 27-65, il passaggio è micidiale. E Scozzoli è staccato soltanto di 8 centesimi, ora si tratta di vedere come verrà gestita la vasca di ritorno da parte di entrambi, ma soprattutto da Martinenghi, che prova a prendere il largo ed un Fabio Scozzoli fino a questo momento estremamente convincente, che cerca di tenere testa al talento di Brebbia. Nicolò Martinenghi sempre davanti, ultime fatiche, ultime bracciate, occhio al cronometro, 1:00:09 il tempo per il mondiale di Budapest. Nicolò Martinenghi riesce a fare 59-46, quasi record italiano, 59-42 il tempo di Shanghai di Fabio Scozzoli. C'è un ulteriore record italiano giovanile però per Nicolò Martinenghi, che è migliore proprio personale, ce n'è sotto il muro dei 59,5. Hai detto non è ancora pronto per il record italiano, quasi ti smettiva, no, ci siamo, eh? Scozzoli 1:00:12 è un bel Fabio Scozzoli dopo le difficoltà delle ultime stagioni, lasciamelo dire, terzo Andrea Toniato. Certo, ci tengo a correggerti però Tommaso, ho detto non è ancora pronto per il sotto 59, ecco. Però il record pensavo che arrivasse già oggi e a mio avviso ha strappato un po' troppo nel terzo 25. Nella fase centrale della gara ha strappato un po' troppo e... Ha strappato un po' troppo per? Per foga, per voglia di strappare, perché ti senti un re, no? A un certo punto e vuoi far vedere fin dove puoi arrivare anche un po' di più, e quando strappai poi leggermente paghi sul finale. In ogni caso un bel crono, un gran bel crono, 59-46. Questo è l'atleta che va per una medaglia. Fabio Scozzoli a 3 centesimi, solo 3 centesimi sopra il tempo limite, eh? Sì, te lo segnalo. Molto così. Bene lui, l'ha sfiorato nei 50 ieri, 4 centesimi. Oggi l'avrebbe centrato per la staffetta Scozzoli il tempo. Oggi addirittura 3, direi che noi lo vorremmo vedere sempre gareggiare, da questi livelli in poi, no? Auspicandoci un ritorno sotto minuto che sembra ormai veramente questione di pochi giorni. Bella ripresa sua, bello anche il crono di Toniato. Ieri brutto 50, oggi sotto 1:01 per Toniato. Insomma, una 100 rana che non ha per nulla traditorie attese, anzi. Lasciamelo dire, un super Martinenghi che conferma scenari formidabili per lui nel futuro prossimo ed un meraviglioso Fabio Scozzoli. C'è la finale video, certo stile libero, quindi possiamo andare in zona mista. E sì, intanto con Fabio Scozzoli sta arrivando anche Nicolò Martinenghi. Beh, una bella lotta, tu a 3 centesimi dal tempo limite, lui a 4 centesimi dal tuo record italiano. Sì, dai, i record sono fatti per essere battuti, quindi è solo questione di tempo. Però comunque sono molto contento di tornare su buoni tempi, indipendentemente da tempo limite o meno, quello, guarda, magari mi scoccerà fra qualche giorno, 4 centesimi e 50, 3 qui, però guarda, veramente, non mi interessa, perché vengo da qualche anno un po' arrancante, però il lavoro non è mai mancato.
credo che, ho sempre pensato che il lavoro porta frutti, quindi vediamo, continuiamo così. Hai lavorato bene anche Nicolò Martinenghi, complimenti, un altro biglietto per Budapest. Sì, 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 guarda, sono contentissimo. Per il regolo vi dirò, non ce l'ho neanche pensato. Pensavo che non fosse nei miei standard in questi campionati. Un ottimo tempo e nulla da dire, gara perfetta. Campionato perfetto. Sì, sì, sì. E cominciare, non è ancora finito perché ho 200 sabato, quindi adesso ci riposiamo due giorni e poi torniamo in atto. Grazie ragazzi, complimenti. Grazie a voi.